157. La via mistica attraverso Marco a cura di VB. Caio Mario Vittorino. Tante volte vi è stato detto: conoscete voi stessi. Attraverso un'analisi del vostro essere, attraverso un'analisi delle vostre azioni e delle vostre intenzioni, soprattutto di queste, più che delle prime. Ma in quanto ai mezzi, vi è stato detto di destrutturarvi lentamente, sì. Io però vorrei suggerirvi un altro mezzo, attraverso alla preghiera. Questa può non essere solo strumento di unione e di richiesta, anche sia pure per gli altri e non per se stessi. La preghiera deve essere un mezzo che conduca all'autoconoscenza. Quando voi pregate, dovete cominciare a chiedervi il perché della vostra preghiera. Questo può essere l'inizio, perché vedrete che pregando, rivolgendovi all'uno e discoprendolo poi in voi stessi, voi automaticamente, attraverso questa pratica, vi conoscerete, vi riconoscerete. Perciò vi dicevamo che il misticismo, come la conoscenza, è importante, perché anche questo può condurvi all'autoconoscenza, che nasce dal sentirsi uno col tutto e quindi dal comprendere che tutti sono vostri fratelli, che non dovete danneggiarli e che per non farlo dovete continuamente essere in sintonia col vero voi stessi, superare non le vostre azioni ma le vostre intenzioni, trascendere non ciò che pensate ma ciò che siete nel momento in cui pensate, trascendere in certo senso la matrice del pensiero e non il pensiero in se stesso.